Con gli incontri di Senza Età abbiamo scoperto non solo che l'olio fa bene, ma può essere declinato in mille modi. Il nostro esperto, quello che ci condurrà a capire perché l'olio fa bene, è Lorenzo Polacco, che vediamo collegato dalla sua campagna in mezzo agli ulivi a Castelfidardo, e ha una novità di cui parleremo poi, che ho scoperto come notizia a livello italiano, notizia curiosa. Che ha prodotto un profilattico all'olio, che è veramente una cosa di cui parleremo. Lorenzo, anzitutto questa tua passione per l'olio com'è nata? È nata dal giardinaggio. Io proprio ho un'azienda di giardinaggio tuttora attiva. Poi di conseguenza mi sono specializzato sulla potatura degli ulivi, quindi sul vaso policonico, grazie al professor Giorgio Pannelli dell'Università di Spoleto e la dottoressa Barbara Orfei. E poi di conseguenza dalla olivicoltura, gestendo diversi uliveti, non potevo arrivare all'olio. In effetti ho fatto il corso e da lì, dal 2006 insieme al 2007, sono un assaggiatore professionista di olio extravergine da olive. È anche uno dei pochi in Italia che si occupa di potature a livello professionale. Sì, ce ne sono diversi, non sono tantissimi, comunque facciamo sia corsi di potatura a vaso policonico e sia corsi di olio, indirizzati soprattutto l'olio per quanto riguarda i chef, gruppi di cucina, scuole. Per quanto riguarda invece il vaso policonico, prettamente la facciamo in Svizzera a varie associazioni, prettamente nel Ticino. Ecco, l'olio fa bene per tante cose, no? La campagna marchigiana, Castelfidardo, un po' la tua terra, è un serbatoio importante perché è una collina dolce per cui nascono uliveti importanti. Ecco, però, perché l'olio fa bene e quale tipo di olio viene usato anche per esempio, per la cosmetica, per la bellezza? Allora, innanzitutto c'è da fare una forte distinzione tra un olio extravergine d'oliva inteso come condimento e un olio extravergine di oliva inteso come alimento. Gli oli di qualità sono vero e proprio toccasana per l'organismo, grazie al contenuto polifenolico che l'oliva, che l'olio possiede. Ma il contenuto polifenolico, solamente oli di qualità, hanno queste caratteristiche. Che cosa sono i polifenoli? I polifenoli sono dei antiossidanti, per l'olio, quindi quando l'olio viene attaccato dai suoi nemici naturali, che sarebbe l'ossigeno, la luce e il calore, i polifenoli vanno ad interrompere la rottura degli acidi grassi. Quindi quando uno fa una domanda quanto dura l'olio, quanto si conserva l'olio, dipende dal contenuto di polifenoli che ha l'olio. Quindi più polifenoli ha e più l'olio tende a mantenersi nel tempo. E quindi, come dicevo, sono di antiossidanti per l'olio, ma di conseguenza anche per il nostro organismo. Pensa Luca che è l'unico alimento al mondo che ha gli stessi acidi grassi del latte materno, è l'unico prodotto l'unico olio che proviene da frutto, tutti gli altri oli provengono da semi. Quindi tornando al contenuto polifenolico, grazie ad esso ci fa bene a noi per il nostro organismo, per le malattie cardiovascolari, tumorali, neurodegenerative, osteoporosi e quindi anche per questi polifenoli alimenta la pelle e non è il mio caso anche il cuoio capelluto. La famosa dieta mediterranea, no? Di cui si parla tanto, è a base d'olio. Sì, esatto, però purtroppo oggi il commercio cerca di andare a guardare prodotti da prezzo sottovalutando questi polifenoli che sono essenziali per un vero olio extravergine d'oliva. Come si riesce a riconoscere quando un olio ha un alto contenuto polifenolico? Beh, per la maggior parte delle persone è semplice perché vanno a confondere il contenuto polifenolico con l'acidità. Quindi quando raspa in gola, quando picca in gola, che tanti definiscono un olio
con acidità, che in realtà l'acidità si misura solamente a livello chimico, quelle proprio, sono proprio i polifenoli. Quindi più pizzica in gola e più l'olio ha un contenuto polifenolico. Ora, però c'è la... no, aspetta, aspetta, ti interrompo, perché quando parli starei delle ore ad ascoltare anche su tutta una serie di prodotti che fai con il marchio Poldo, no? Ormai sei famoso come Poldo, Olio Poldo, e ti trovano da tutte le parti, anche in Svizzera e anche all'estero. Però io sono curioso, adesso andiamo a parlare di salute. Ci sono tanti prodotti a base di olio per la cosmetica, per la bellezza, per le creme, i saponi. E ecco, questa è un'altra, diciamo, caratteristica dell'olio forse meno conosciuta. Sì, in realtà nella cosmesi si usa molto l'olio proprio per questo contenuto polifenolico e addirittura ci sono delle modelle di una nota a casa che fa prodotti per i capelli, tagli per i capelli, che mi utilizzano degli oli proprio per fare, dei monovarietali proprio per fare gli impacchi nei loro capelli, per alimentare il cuoio capelluto, per nutrire il capello. Quindi oltre agli impacchi con l'olio nel cuoio capelluto, nel capello, per le signore dico come funziona: viene massaggiato il cuoio capelluto, il capello per circa 20 viene massaggiato il capello con l'olio, poi per 20 minuti viene messa la pellicola nel capello. Una volta che l'olio ha fatto il suo effetto, si entra in doccia e si risciacqua molto bene con uno shampoo normale. In questo caso il capello viene alimentato. Dopodiché abbiamo olio per la barba, per i maschietti, e crema corpo, crema viso. Sono tante le declinazioni. Ma sì, adesso veniamo un attimo a parlare di quello che è la notizia che a me mi ha colpito molto. Ecco, tu hai prodotto una bustina che al momento non so se si trova in commercio, è cominciata la diffusione, però è una cosa particolare perché non è molto conosciuta, e cioè il profilattico che ha uno slogan anche molto ironico, e cioè è quello sull'olio, no? L'olio dice profilatico vergine, no, extravergine. E sì, questa è particolare. Come ti è nata questa idea? Allora, in realtà, prima di rispondere alla tua domanda, Luca, il packaging rivolto, il packaging dell'olio Poldo di questa scatola è scritto con olio Poldo ti senti come la prima volta. Vergine, no, extravergine. Sì. L'idea come è venuta? L'idea, cerco di essere molto... Allora, il latice non si coniuga con l'olio extravergine d'oliva, quindi in questo caso parliamo solamente di packaging, però mi è nato il fatto che comunque sia, essendo lubrificante l'olio, era bello giocare con questo prodotto qua. Quindi, essendo un olio lubrificante, profilattico già lubrificante, già lubrificato con un olio di qualità, mi è nata così l'idea. Ma ripeto, il lattice non è coniugabile con l'olio di extravergine d'oliva, quindi parliamo solamente di packaging in questo caso. È bene specificare. Però l'idea mi è venuta proprio per questo motivo qua. Ma è già in commercio, lo stai lanciando questo prodotto? Allora, in realtà ho alcuni che me lo comprano come gadget da dare ai loro clienti, quindi facciamo la scatola personalizzata, ne abbiamo venduti diversi in Austria, circa 1000 in Austria. Non è un prodotto che ovviamente di punta è richiesto, lo do anche come gadget, come divertimento con i miei clienti. Alcuni hotel lo utilizzano anche dentro le stanze, soprattutto i 5 stelle hanno i profilattici dentro le stanze.
però è giusto per, anche per correlare tutta la parte della cosmesi che abbiamo a base di olio extravergine di oliva. Beh, in questo caso allora, tanto più, una volta in più, l'olio fa bene anche all'amore, no? Questo è un altro. Bene, io ringrazio Lorenzo Polacco, il nostro esperto di olio, che è veramente anche un docente in questa materia. Ci risentiremo presto per parlare di altre qualità e delle declinazioni dell'olio che, quando è buono, fa bene per tutto. Lorenzo, io ti ringrazio. Olio Poldo lo troviamo sui social e online, per cui ci sentiamo e ci vediamo presto. Grazie Luca, buona giornata a tutti. Ciao.